Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di BR Finanza Smart Education School. Con questo mio video andiamo a analizzare l'andamento di Bitcoin del mercato cripto nel suo insieme, dopo ovviamente una certa pausa che era derivata semplicemente dal fatto che non c'erano movimenti rilevanti da poter segnalarvi e così condividere non solo la mia analisi, ma anche ovviamente il mio pensiero. Andiamo immediatamente a vedere come è messo il mercato in questo momento. Stamattina, a differenza del lunedì, che solitamente è una giornata di ribasso, di configurazione, diciamo, ribassista, generalmente su Bitcoin, sul mercato cripto, improvvisamente, stranamente, e a sorpresa, devo dire la verità, ha iniziato invece. Già voglio dire, nella prima mattinata, vedete le 3 di mattina, ha fatto una bella candelona da 62,450 a 64,3, quindi 1000 punti decisi. E come potete vedere, la variazione rispetto a ieri è del 2,85%, che è una percentuale interessante, ma soprattutto interessante è questo movimento di volume che vedete molto elevato. Ribassista che ha ovviamente spinto a 63,95, quindi leggermente sotto 64, per poi riprendere prontamente. E questo è un segnale, secondo me, di forza. Non posso altro che naturalmente continuare a ripetere le stesse cose che dicevo anche 7 anni fa. E che quando facevo le analisi su Bitcoin e che le pubblicavo su investing.com, molti nelle varie chat mi prendevano in giro. E dicevo perché io ovviamente sono rialzista, ma non perché così è un'idea aleatoria o comunque diciamo fantasiosa, ma perché semplicemente c'è un cambiamento epocale dietro tutti questi numeri, che deve essere compreso e che naturalmente può dare soddisfazione a chi ha avuto fiducia nel passato. Considerate che 7 anni fa, quando facevo le varie analisi, i vari commenti, Bitcoin valeva circa 3.000 dollari. Adesso, nel giro di praticamente di 7 anni, vale 64.000. Fate voi i conti da soli. E ovviamente quello che potete vedere è un prezzo di adesso. Il prezzo in futuro, probabilmente questi prezzi non si vedranno più, nel senso che saranno decisamente più alti nel prossimo futuro. Quanto e come, ovviamente, non faccio il mago di professione, ma cerco di analizzare i numeri per comprendere, insieme all'innovazione tecnologica, che Bitcoin, la blockchain e tutto il mercato nel suo insieme ha proposto e sta proponendo, ovviamente, al mondo intero. E se andiamo a vedere poi in comparazione con tutto il resto dei dati principali del mercato di riferimento, quindi andiamo su CoinMarketCap per concludere questo breve video. Come potete vedere, la variazione settimanale è marginale perché la settimana scorsa è stata chiaramente così statica e non di particolare rilievo. Ethereum ovviamente gli va dietro e Solana invece ha mantenuto sempre un tono abbastanza importante, leggermente superiore ovviamente alla media, ma soprattutto siamo già oltre i 150 dollari. Considerate che proprio ad agosto, no, non questo ultimo dello scorso anno, a un caro amico che mi aveva chiesto così una mia modestissima opinione ovviamente su Solana, quotava 28 dollari, gli ho detto: c'è della disponibilità, acquistane alcuni, così per diversificare il tuo portafoglio. Siamo a 152, i numeri parlano da soli. E per finire, naturalmente, come vedete, l'indice è neutrale ed è ancora quindi un ottimo momento per così accumulare, acquistare, diversificare ovviamente nel portafoglio, sempre, come ripeto, in un'ottica di medio-lungo periodo, quindi di un periodo che va da un minimo di 2 anni a 4 anni, che è, diciamo, il periodo ottimale per poter consolidare un risultato, comunque dare un'ottica di diversificazione per quanto riguarda Bitcoin. Infine, naturalmente, guardiamo
su questo sito molto interessante che a livello grafico vi dà il senso proprio della giornata. Come vedete siamo in colore verde prevalente con delle le solite eccezioni di società di cripto sicuramente minori che hanno ovviamente dei movimenti molto più importanti, questo Brett che non so neanche cosa sia, MOG, DLD, GRT, Aave, invece Aave è una società molto seria che tratta i prestiti digitali, sicuramente avrà un ottimo futuro perché nell'ambito appunto del sviluppo anche tecnologico, digitale in generale, se spostiamo l'osservazione a livello settimanale, ecco che cominciano addirittura le sorprese con questa SPX che addirittura mi mette a segno un più 125% in una settimana. Vedete che è più 9 e in a 33 questo Brett. Sono tutte meme coin, vedo dal simbolo, quindi sono coin molto speculative di cui ovviamente dico di stare molto attenti perché naturalmente Aptos ha ripreso. Invece è una cosa molto più capitalizzata, molto più interessante. E spostiamoci nuovamente a livello di mese. Mese, signori, parliamo di mese. SPX 3079, 5443 in euro. Ovviamente stiamo parlando di cripto estremamente speculativi, quindi con un contenuto di rischio molto, molto alto. VIF, che l'avevamo visto in tempi passati, questo cagnolino con il cappello mi ha messo comunque un 70%, ha ripreso, perché ovviamente aveva fatto una salita vertiginosa, poi era calato altrettanto, adesso sembra che si stia riprendendo, ma parliamo sempre di Memecon. E infine, ovviamente, lo guardiamo a livello annuale. A livello annuale, riprendiamo, negli ultimi video avevo così fatto evidenziare questa bonk, che era arrivata a 6.000 rotti, addirittura adesso siamo a 11.000, è una cosa veramente pazzesca. È incredibile come certi tipi di cripto, molto speculative, ripeto, come questa, comunque possa così, avere degli incrementi che hanno, specialmente degli incredibili, la stessa Pepe, che l'abbiamo visto in passato, ha fatto 1.471, questa MOG addirittura un più 14.000. 8.680, 1.228, ma veramente una cosa pazzesca. Parliamo invece di cose serie, parliamo di Bitcoin e ovviamente Bitcoin negli ultimi 12 mesi ha messo a segno comunque un 141% e c'è poco da spiegare, 62% Ethereum e più 181% Binance Coin, Solana, addirittura torniamo verso per 6, P5 196%, poi per scendere, ecco qua 89% Dogecoin, 87% Tron, 173% Toncoin, eccolo qua, più 2,19 Avalanche, Shiba Inu più 158, P379 Nia Protocol, più 1229 Bitensor, cioè 1476 Pepe, 1476 ripeto, più 608 ASI Alliance che l'avevamo visto nell'ultimo video, 219 Render, 254. Provate a pensare semplicemente di fare una comparazione col mercato azionario americano, per esempio, con gli indici, con le commodity, con tutti gli altri asset che generalmente sono nell'attenzione di un piccolo, medio e un grande investitore. E vi darete la risposta da soli. Non mi resta che ringraziarvi ovviamente dell'attenzione che mi riservate. Vi auguro una buonissima giornata, una buona settimana. Se ci saranno qualche notizia importante, sarà mia cura rifare un aggiornamento e condividerlo con voi. Grazie ancora e buona giornata e buona settimana.